Puglia è stata tra i protagonisti della più importante vetrina mondiale del settore agroalimentare, il SIAL, che Parigi ha ospitato dal 19 al 23 ottobre. 26 le aziende che hanno esposto il Salone parigino all'interno della collettiva italiana gestita da ICE, grazie ad una partecipazione sostenuta e organizzata dall'assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia e Unioncamere Puglia. Dobbiamo continuare con la politica dell'internazionalizzazione, della promozione. E quindi non potevamo che non essere presenti anche in un evento quale quello del SIAL, dove 150.000 visitatori con 6.100 espositori raccontano quello che in qualche maniera il mercato mette a disposizione e quello che il mercato richiede. La Puglia, grazie alle politiche agricole messe in campo in questi ultimi anni, comincia a rappresentare una fetta importante del mercato e noi, appunto, supportando, aiutando e accompagnando le aziende in questi eventi come quello del SIAL, sicuramente non facciamo altro che migliorare i bilanci delle nostre aziende. I risultati, nonostante il momento di recessione economica, continuano a darci ragione. La Puglia continua a crescere in termini di esportazione. Con la partecipazione all'appuntamento fieristico francese, che con oltre 150.000 visitatori e 6.300 espositori provenienti da 105 paesi, ha rappresentato non solo un'occasione per fare business, ma anche per meglio conoscere i comportamenti dei consumatori e le tendenze relative all'innovazione alimentare. Le aziende pugliesi, produttrici di olio, pasta, prodotti da forno, dolciumi, distillati, ortaggi e conserve vegetali, hanno stretto nuovi contatti con buyers, decision maker e operatori di settore provenienti da tutto il mondo. Un gruppo di espositori variegato, anche dal punto di vista dimensionale, legato da un minimo comune denominatore, la vocazione internazionale e la capacità di offrire i prodotti innovativi che saranno presenti nei punti vendita di domani.